Stefano Pascolini, volevamo chiedere che cosa ne pensa su questa iniziativa dell'amministrazione comunale del progetto Prossimità e Sicurezza. Sì, dunque, mi viene a ridere su questa cosa perché siamo a un mese dalla campagna elettorale e il sindaco vara un progetto Prossimità e Sicurezza, ovvero una pattuglia di vigili urbani che si reca sistematicamente sulle frazioni della città per ascoltare i cittadini e per chiedere quindi loro esigenze, loro segnalazioni e per chiedere cosa ne pensano dell'amministrazione comunale. Cosa assurda, assurda intanto nei tempi, un mese della campagna elettorale, ricalca un po' la campagna elettorale fatta dal dopoguerra ad oggi che prevedevano l'utilizzo dei furgoncini intenti a portare braccino e asfalto in tutte le località della campagna irpina. Oggi si è un pochino evoluta, oggi vanno i vigili urbani. Ricordiamo ai cittadini che non hanno più naturalmente l'anello al naso che esiste già un ufficio, esiste un ufficio nell'amministrazione comunale, quindi nel comune, che è l'ufficio del cittadino. Quindi qualsiasi cittadino può presentare una contestazione, un progetto, un'idea a questo ufficio che ha proprio quella competenza. Perché mandare i vigili urbani con una pattuglia in ogni frazione all'inizio della campagna elettorale? Bene, qui mi sembra una cosa assolutamente assurda. Si sarebbe potuto utilizzare lo stesso ufficio itinerante che 2 volte alla settimana incontrava i cittadini, no, una pattuglia dei vigili urbani. Allora mi domando io anche un'altra cosa. In questa campagna elettorale si presenta non conoscendo assolutamente il territorio, non conoscendo i problemi della città, ma forse ha paura di presentarsi personalmente perché per 5 anni non l'hanno più visto? Questa è una domanda a voi la risposta, cari cittadini. E poi un'altra cosa, ma non ha intenzione nemmeno di fare il giro delle frazioni in questa campagna elettorale per ascoltare i cittadini? Allora perché mandare i vigili urbani? Lo reputiamo assolutamente un utilizzo improprio dei vigili urbani, di una pattuglia dei vigili urbani, quando sarebbe molto più utile utilizzarlo per altre situazioni. Bene, quando saremo noi, e siccome intendo chiudere qualsiasi intervista e qualsiasi mio intervento con una proposta, chiudo dicendo che quando saremo noi alla guida della città, nelle frazioni andremo noi personalmente, in maniera sistematica e frequente, ad ascoltare i cittadini e non manderemo i vigili, andremo noi personalmente all'amministrazione comunale. E i vigili noi li utilizzeremo per la sicurezza, magari da affiancare le forze dell'ordine per vigilare sul territorio e magari anche sui territori delle frazioni, così come il centro storico, così nelle espansioni, ma per vigilare sulla sicurezza dei cittadini e quindi non andare ad ascoltare i cittadini, ma andare a proteggere i cittadini.